Si attende ancora il verdetto del Tribunale del Riesame di Ancona sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Desmond Lachi e Lachi Avelima, i due nigeriani di 22 e 27 anni indagati per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa, fatta a pezzi e abbandonata in due valigie il 30 gennaio scorso. I suoi resti furono scoperti a Pollenza il giorno successivo nei due trolley lasciati sulla strada. Slitta ancora la consegna dei risultati da parte del RIS degli accertamenti nell'appartamento del primo fermato Innocente Osegale in via Spalato, l'appartamento della Mattanza. Lachi e Avelima chiedono di essere scarcerati. Desmond Lachi sostiene di non aver mai messo piede in questo appartamento di via Spalato, di non conoscere, di non aver mai conosciuto né incontrato la ragazza Pamela. Abbiamo eccepito una serie di questioni, per esempio c'è l'episodio della valigia che gli viene attribuita. Beh, insomma, abbiamo scoperto dal profilo Facebook di Osegale che quella valigia apparteneva a lui, era in uso a lui, una delle due valigie servite per trasportare il cadavere, mentre invece nella misura cautelare viene attribuita a Desmo. Ci sono anche tante altre cose da rivedere. Bisogna tenere conto che i reati sono gravissimi, rischiano tutti quanti l'ergastolo, quindi bisogna avere contezza del ruolo che ciascuno di questi imputati ha svolto. Desmond dice: io nomata, io non faccio queste cose, e a questo ci atteniamo come difensori. Stiamo appurando appunto se c'erano persone che l'hanno visto dove lui era in quella mattinata, potrebbe avere un alibi. Questo è il fatto che è andato a Milano, che è stata ritenuta una fuga da parte del tribunale del GIP. Noi non la riteniamo tale, in quanto è andato a trovare la moglie che non vedeva da parecchio tempo. E anche le dichiarazioni che ha fatto agli altri conviventi dell'hotel dicono sostanzialmente che lui ha detto che andava a Milano, poi sarebbe tornato, non sapeva dopo quanti giorni, quindi qualificare la fuga ci sembra improprio.